importante perché abbiamo sperimentato un modello, cioè abbiamo iniziato con un modello con l'inizio delle vaccinazioni Covid negli ospedali. L'abbiamo proposto, è stato proposto da ATS qui e lo utilizzeremo come modello anche negli hub che andranno ad aprirsi a Schiranna e a Rancio Valpuglia. In questi hub massivi inizieremo a fare gli over 80 per terminarli come prima dose l'11 aprile e poi andremo per classi di età e così inizierà veramente la vera vaccinazione massiva anche in provincia di Varese. Sono 1471 le persone che riceveranno tra oggi e domani la seconda dose. Il sito è stato riallestito, è più operativo perché solo in due giorni verrà fatto lo stesso numero che di dosi che invece era stato fatto in tre giorni nella prima somministrazione. Sta procedendo tutto regolarmente e Bigiù è assolutamente soddisfatta dell'esito della campagna vaccinale perché abbiamo già visto un importante risultato in termini di crollo dei contagi e soprattutto di aggressività della malattia, per cui le persone vaccinate che anche contraggono ancora il virus comunque non hanno necessità di ospedalizzazione e hanno comunque dei sintomi assolutamente lievi. Bigiù rappresenta l'estrinsecazione di una sinergia tra amministrazione comunale, protezione civile, TSSP che sono gli erogatori delle prestazioni e ATS che ha coordinato tutto il sistema. Un sistema che ha funzionato, sta funzionando, lo vediamo, anche con questa aumentata efficienza nella macchina erogativa che riesce a superare le 12 vaccinazioni l'ora per ciascuna linea vaccinale.